sono i riti, ci sono le celebrazioni. Uno entra dentro un rito, entra dentro una celebrazione, però non è detto che in quel momento senta il desiderio di realizzare qualche cosa. In una relazione sessuale te la fai con chiunque, hai esaurito il tuo bisogno per un periodo, poi ritorna, no? Quando te invece hai un desiderio di un rapporto, di una relazione, è più complesso, più complicato. Entri in qualche cosa che diviene, che si forma, che non si esaurisce in un momento. Quando parliamo di spiritualità, quando parliamo di spirito, siamo nella sfera del desiderio, siamo nella sfera di questo mondo che ciascuno di noi vive, che ha una soglia, che ha un orizzonte, ma che non si accontenta di questa soglia, di questo orizzonte, vuole andare oltre. Se uno dice io non credo, io non me ne frego, io sono indifferente, oggi molti ragazzi dicono non ne ho bisogno. Perché? Perché abituati come sono a rispondere a dei bisogni, hanno in qualche modo rotto il rapporto con l'orizzonte. Si accontentano di tutto quello che c'è prima della domanda ultima, delle domande di fondo. Puoi comprare tutto. In questa sfera non si compra. Mentre le religioni sono rassicuranti, vogliono consolare. Tutte le religioni hanno il capro espiatorio. Perché ho l'idea di un Dio, di un giudice. In tutte le religioni la profezia è nata dalla negazione di questo orizzonte, che è l'orizzonte consolatorio. Non so se conoscete la storia del Siddhartha Gautama, la stessa esperienza di Mohammed. Anche in questo caso c'è il rifiuto di un apparato religioso. E lo stesso fa Gesù, che riduce il peso che la religiosità aveva assunto nella tradizione e nella storia di un popolo come era quello di Israele. Noi ci chiediamo che cosa si sta cercando, la religione consolatoria o una spiritualità che possa riempire il nostro cuore e metterci in un cammino, in una strada progettuale che è quella, per esempio, di risanare quello che nel mondo non funziona. Ecco, noi come scout abbiamo questa risorsa enorme, perché la nostra spiritualità si fonda proprio su questo, si fonda sul progetto educativo, cioè si fonda sul costruire una strada, un percorso che vuole risanare un modello di ragazzo, un modello di ragazza che diventerebbe, diciamo, omologato al sistema, no? Cioè che sia invece capace di avere una sua personalità, una sua individualità e la sua capacità di mettersi in relazione con gli altri in modo creativo, in modo felice. Il capo catechista è uno che coglie nella sua vita il nesso tra questa strana vocazione al servizio. Ma chi ve lo fa fare? Ma quante serate con gli amici avete lasciato da parte? Ma scherza, ma siete proprio stronzi. Dico bene, il capo catechista, nei termini che l'associazione ci propone, è quello che sa fare questa saldatura. Fra l'assurda vocazione che ha avuto al servizio e l'esca educativa, la chiamiamo, no? Quell'esca per cui possiamo in qualche modo agganciare in modo non strumentale, non subdolo, ma autentico, sincero e leale il modo con cui noi proponiamo ai ragazzi di fare un'esperienza bella. Non è una manipolazione, non è perché vogliamo che compri un prodotto o perché ci imiti. C'era un caporeparto, parlo del 64-65, che mi diceva con molta serenità: guarda, io non sono credente, ma posso fare il capo? E io gli chiedevo: ma che cosa ti spinge a fare questo servizio? Mi fa piacere che i ragazzi crescano. E dato che Gesù, dato che il Vangelo è una grande scuola
anche di onestà, di giustizia, di maturità, io mi fido di questo percorso. E questo è l'esperienza dello Spirito. Gesù alla donna di Samaria dice: né sulle alture, né al Tempio di Gerusalemme, ma nel tuo cuore si rivela lo Spirito e ciò che è vero. La cosa difficile oggi per noi è agganciare lo spirito dei ragazzi e poterla aiutare a liberarsi da tutti quei simboli che non sono segni. Molti simboli che loro vivono sono simboli consumistici, ma non sono significativi perché loro siano soddisfatti. Questa è la sfida, dell'agganciare i desideri migliori alla possibilità di farne un progetto di crescita, di soluzione dei problemi. Questo non perché vogliamo essere antireligiosi, ma perché ci vogliamo liberare da tutto quello che può in qualche modo distrarre dallo spirito. Perché in effetti, via via che l'allontani dalla pratica quotidiana, il Vangelo perde ragione. La tendenza che attualmente la Chiesa ha è inversa. Se deleghiamo ai vertici le nostre coscienze, perdiamo la ragione di vita.